Ricotta e spinaci, uno dei ripieni più amati in assoluto, stavolta in una versione rotolo da leccarsi i baffi. Buon appetito! Cominciamo cuocendo gli spinaci, un po' di burro nel tegame, insaporiamo con uno spicchio d'aglio, aggiungo gli spinaci. Se non entrano tutti nel tegame, non preoccuparti perché appassiranno molto velocemente, dopodiché potrai aggiungere gli altri. Diamo una salata e facciamo cuocere per 4-5 minuti con il coperchio. Una volta che gli spinaci sono cotti, ho tolto l'aglio e li ho posti così su un colino per farli perdere il liquido in eccesso. Adesso che sono intiepiditi, vado a tritarli, poi li metto in ciotola, grana, uovo, ricotta, pinoli per un tocco croccante, sale, pepe e noce moscata. Grattugiata al momento è tutta un'altra storia. Mescoliamo. E adesso che il ripieno è pronto, possiamo comporre il nostro strudel. Srotolo la pasta sfoglia rettangolare e poi metto il ripieno tutto su una metà e lo distribuisco cercando di fermarmi a circa 3 cm dai due bordi laterali e da quello in basso. Ora, per evitare fughe di ripieno in cottura, andiamo a ripiegare, sempre aiutandoci con la carta forno, i due lembi laterali. Facciamo lo stesso con la base e sempre aiutandomi con la carta forno vado a ribaltare lo strudel sull'altra metà, trovandomi così la chiusura di sotto e modellando per dare al nostro rotolo un aspetto equilibrato. Mescolo latte e tuorlo e spennello la superficie del mio strudel. Adesso pratico dei tagli in diagonale, in questo modo. Una torta salata in questo formato è perfetta da portare alle cene. Cuociamo in forno ventilato a 190 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco qui il nostro strudel pronto da condividere. E adesso assaggiamo. Buon appetito!